Al Bruno Recchioni di fermo in campo Fermana e Urbania, terza contro quarta forza del campionato di eccellenza. Il blasone dei Canarini contro l'entusiasmo della truppa di Baldarelli. Fermana costretta a vincere per rimanere incollata al tandem Tolentino-Maceratese. Urbania rivelazione del torneo, ben oltre le aspettative di inizio stagione. I Durantini arrivano a fermo senza timori reverenziali né assilli mentali legati al risultato. Fermana con il 4-3-3, non convocato Bettini per guai al polpaccio, Fusco punta centrale con Mariani e Paris esterni larghi, in difesa del Tongo affianca Cudini. L'Urbania si presenta con una serie impressionante di 12 risultati utili nelle ultime 13 gare, ultima sconfitta a metà gennaio contro la capolista Tolentino. Baldarelli schiera Tassi al centro dell'attacco, Lander, Ricci e Pagliardini sulle fasce, Braccioni fantasista a tutto campo. L'Urbania non fabbrica barricate, aggredisce la Fermana sul nascere dell'azione. Ne deriva una gara fin da subito vivace e appassionante. Al terzo Tassi prende il tempo al macchinoso del Tongo e cerca il pallonetto ad uccellare Ciolini, mira di poco imprecisa. I padroni di casa non si lasciano irretire. All'ottavo azione insistita e avvolgente dei Canarini, Paris dalla sinistra suggerisce nel mezzo, la difesa durantina si salva con evidente affanno. Il tridente fermano si muove con armonia, con Mariani e Paris che danno ampiezza e brio alla manovra. Il trio di centrocampo fornisce adeguato supporto e il collettivo gialloblu si mantiene compatto anche nel pressing alto. Al 19esimo Paris si accentra e cerca il palo lungo con il destro, palla fuori di pochissimo. L'Urbania perde qualche metro e le sicurezze dell'avvio di gara. La Fermana prende in mano il centrocampo e detta i ritmi della partita. Al 28esimo azione concitata in area urbaniese, Bracci rimane inerme a terra. L'azione prosegue e la sfera finisce a Del Tongo che controlla e di prepotenza infila Celato in uscita. Scontate e veementi le proteste degli ospiti, si riaccendono anche nelle dopo partita i soliti discorsi, triti e ritriti sul fair play, le simulazioni e i favori arbitrali. L'Urbania si affida alla profondità con lunghi lanci alle spalle della linea 4 della Fermana. Al 34esimo l'intraprendente Pagliardini carica il sinistro, mira Sbilenca. Al 42esimo ancora Pagliardini semina il panico in area Fermana sfondando sulla destra. La retroguardia gialloblu vede le streghe ma si salva. Squadre al riposo sull'1-0. Il secondo tempo si mantiene frizzante e gradevole. Al quinto Tassi ha sulla testa la palla dell'1-1, incornata tenera e priva di angolazione che non crea grattacapi a Cionini. Pronta replica gialloblu all'ottavo con Fusco, anche lui poco convinto sotto porta, facile la parata di Celato. Braccioni si muove su tutto il fronte dell'attacco durantino. All'11esimo taglia sulla destra e cerca le lunghe leve di Tassi a centro area, palla leggermente troppo lunga e l'azione svanisce sul fondo. La spinta ospite si affievolisce, la Fermana torna a comandare la zona nevralgica del campo, l'Urbania si allunga e perde le distanze fra i reparti di quel tanto che basta per scatenare le feroci ripartenze dei Canarini. Al quarto d'ora Paris imbecca Parlato, destro al volo sventato da un sensazionale riflesso di Celato. Splendida coordinazione del numero 8 di casa, trascinatore del centrocampo in tandem con Capitan De Reggi. Passa un minuto e il neo entrato D'Angelo, subentrato all'infortunato Fusco, si ritrova il pallone sul piede dopo una corta e avventata respinta di un difensore urbanese. Il numero 17 canarino incrocia prontamente alle spalle di Celato per il gol del 2-0. Fermana concentratissima e decisa a non concedere il minimo spazio alla reazione avversaria. Al 20esimo Parlato ha sulla testa la palla del 3-0, ma arriva in leggero ritardo sulla traversone proveniente dalla destra. Urbania disunita e demoralizzata. L'11 di Scarafoni tiene in pugno la gara e negli spazi larghi rischia di straripare. Al 27esimo ennesimo duetto fra Paris e D'Angelo, il tris non si materializza per poco. Basta una piccola distrazione a riaprire la contesa. Disimpegno lezioso di Paris, break durantino sull'out di destra e Pagliardini a terra nel cuore dell'area di rigore. Per Chindemi di Viterbo è rigore, trasforma Luca Braccioni che spiazza Acionini. La solita Fermana folle e masochista che non chiude una gara nettamente dominata. Gli ospiti tornano a crederci. Al 40esimo Fraternali tutto solo sul secondo palo opta per il servizio verso Tassi. Cionini è lesto ad intuire e ad uscire in presa salvando la porta canarina. Al 43esimo D'Angelo vola in contropiede e serve un assist d'oro a Mariani, porta praticamente spalancata ma il gol della sicurezza non arriva. 4 minuti di recupero con il cuore in gola per il pubblico delle Recchioni, ma non accade nulla di significativo nell'extra time. Dopo 2 mesi di astinenza la Fermana torna al successo e ora può sfruttare il recupero contro la Cagliese per rientrare nella corsa al primato. Una Fermana molto convincente per 70 minuti, con fraseggi apprezzabili a centrocampo, un tambureggiante gioco sulle fasce e un pressing furioso che ha stroncato sul nascere le iniziative dell'Urbania. Manca ancora il cinismo sottoporta, la capacità di convertire in gol la notevole mole di gioco imbastita.
Sotto il profilo caratteriale, la squadra di Scarafoni ha lanciato comunque un chiaro avvertimento al duo Tolentino-Maceratese. Urbania con andamento a sprazzi, partita dignitosa dei giovani di Baldarelli e una sconfitta che non intacca il meraviglioso campionato dei Durantini.